a questo incontro in biblioteca, molto felsineo. Diciamo, qui in fondazione non sempre ci occupiamo di argomenti di arte bolognese, di pittura bolognese, ma oggi invece lo facciamo perché sono usciti due libri, uno di Stefano Pierguidi ed Invano l'ho cercato in terra, Guidorini teorico del bello ideale, e uno di Giulia Eseppi e Beatrice Tomei, umanista delle tele, Guidorini pittore dei poeti, due libri che incrociano appunto il tema di Guidorini. Sappiamo bene come l'anno scorso c'è stata la grande mostra a Madrid, precedentemente la mostra a Francoforte, c'è proprio questa, diciamo, nuova e fatemi dire un po' anacronistica vampata di interesse nei confronti di Guidorini, e di cui uno si rallegra molto, diciamo, e anche è stato abbastanza, diciamo, per me sorprendente, ma piacevolmente sorprendente, vedere il successo che ha avuto a Madrid la mostra di Guidorini, cioè, che ha avuto un grandissimo numero di visitatori e che aveva cose davvero diciamo meravigliose, come la sala con i due Atalante di Pomme, tante tante altre cose, la strage degli innocenti prestata appunto dalla Pinacoteca di Bologna, e appunto un grande successo per un pittore che sappiamo era pittore più celebre d'Europa nella prima metà del Seicento, ma sappiamo anche bene come, diciamo, nell'Ottocento, nella prima metà del Novecento non è stato così famoso, poi tutta la ripresa degli studi da Longhi a Gnudi a Mauno e quant'altro, e adesso un momento un po', diciamo, meno, diciamo, portato su queste cose. Però la pubblicazione dei due volumi di Malvasia curati, della vita di Guido curati da Pericolo nella collana della Cropper, e adesso questi due libri appunto che non si occupano, diciamo, sono un po' al di fuori, diciamo, del raggio d'azione della fondazione, dei conoscitori, cioè non è il catalogo di Guidorini, non sono nuove opere di Guidorini, ma due aspetti comunque molto molto importanti di Guidorini. Guidorini, teorico delle arti, nel libro di Pierguidi, e gli intrecci appunto con la letteratura, con la poesia di Guidorini, alcuni già conosciuti, altri, molti altri nuovi e letti diversamente. E sono molto contento che a parlarcene oggi sono due storici dell'arte, Barbara Gelfi e Angelo Mazza, che tutti qui conoscete, due grandi studiosi di Seicento emiliano, e non solo. Barbara, appunto, insegnante, e Angelo, che ha avuto una grande carriera nei musei, e anche invece appunto uno studioso di letteratura, credo soprattutto di Marino, che è Carlo Caruso, proprio a dimostrare come si possono intrecciare queste conoscenze. Sono qui anche in parte gli autori, sono qui appunto Giulia Eseppi, Beatrice Tomei, Stefano Pierguidi, influenzato, credo ci segue da casa, e credo che io darei la parola, mi pare che nell'ordine tu, Angelo, sei il primo, quindi darei la parola ad Angelo Mazza, e credo che dopo, semmai le autrici sono disponibili, se ci sono, oltre naturalmente i relatori, se ci sono curiosità da parte del pubblico. Quindi grazie a tutti. Angelo, sì. Perfetto. Intanto dispiace che non ci sia l'autore, perché quando mi hanno chiesto se volevo, si sente bene fino in fondo? Tutto abbastanza, sì. Quando mi hanno chiesto se volevo presentare questo libro, a parte che personalmente sono sempre a disagio quando devo presentare un libro, uno può essere a disagio in tutte le proprie occasioni, ma presentare un libro è sempre un rischio. Si rischia di non far soddisfatto l'autore come prima cosa, si rischia di lasciare insoddisfatti quelli che ascoltano, perché dipende come uno presenta e qual è l'argomento, quali sono le condizioni favorevoli e quali no. Cioè, può essere che il pubblico sia sufficientemente edotto da conoscere più di quanto sappia il relatore, però di fronte a questo un pochino ti si preoccupa di più. Intanto è un libro molto impegnativo anche nella lettura, è un tomo di 500 pagine, tutte dedicate a Guidorini e la sua concezione dell'arte, il bello ideale. Non è una monografia, come diceva Andrea Bacchi, esistono monografie
fotografie un po' datate, bisogna andare indietro a Steve Pepper, monografia americana dell'84, l'edizione italiana fu pubblicata in occasione della mostra del 1988 dalla De Agostini. L'edizione critica di Malvasia è una sorta di monografia, poi in realtà non lo è perché fa parlare in primo luogo Malvasia, cioè un testo storiografico. Le mostre hanno rivelato novità, hanno riconsiderato, oltre le mostre citate, anche la Galleria Borghese aveva fatto la mostra sul giovane Guido Reni. Il libro quindi di Stefano Pierguidi si situa in questo contesto, presuppone determinate conoscenze, determinate letture. Del resto Guido Reni è artista notissimo. Diceva prima Andrea Bacchi che c'è stato un momento di sfortuna. Io sono vecchio a sufficienza da essere stato amico di Denis Maun, il quale mi raccontava che negli anni 30, lui giovanissimo, viaggiava all'Europa insieme ad Otto Kurz, uno alla ricerca di un pittore, anche questo biasimato come Guercino, e l'altro alla ricerca di Guido Reni, con il vantaggio che Denis Maun, essendo figlio di un banchiere legato all'aristocrazia inglese, entrava in tutti i palazzi, mentre Otto Kurz non era in quella condizione di vantaggio. Mi ricordava ad esempio che nella collezione Durazzo Palavicini di Genova, molto esclusiva, non poteva entrare nessuno se non per i grandi ricevimenti. Furono messi alla porta entrambi, con la differenza che Sir Denis Maun entrò al primo ricevimento grazie alle conoscenze della nobiltà inglese, e mi diceva con molto, molto divertito che una volta uscito raccontava ad Otto Kurz, che era sempre rimasto all'uscio, i quadri di Guido Reni, cioè le cose che venivano poi da Bologna, il Sant'Eustachio, che era il San Michele in Bosco, un'opera giovanile di Guido Reni, e altri quadri importanti che lui aveva potuto apprezzare. Ma era un momento in cui Guido Reni e tanto l'uno che l'altro godevano di una considerevole sfortuna. Adesso invece è tutto il contrario, e quindi abbiamo una ricca bibliografia su Guido Reni. Ecco, qual è l'argomento? Va analizzato l'indice, il sommario, come sempre quando si apre un libro, specie quando è un libro, un trattato molto approfondito, ampio, come questa natura. E è suddiviso in 8 capitoli, che lo stesso autore un po' riassume nella introduzione, che io leggo per maggiore chiarezza. Quando dice, ecco, il primo è dedicato alla nascita e all'affermazione della stella di Guido, un rapido excursus sulla sua prima fortuna, ma anche al suo rapporto con Denis Calvert e con i Carracci, riletto attraverso le fonti, questo è un aspetto fondamentale proprio del libro, lo studio delle fonti, e grazie all'analisi delle circostanze che portarono l'artista a Roma, questione cruciale che non è mai stata chiarita del tutto. I successivi, nell'ordine, analizzano il rapporto di Guido con la pittura romana del revival paleocristiano e con le sue radici raffaellesche, con le opere dei primissimi anni del Seicento eseguito per il Cardinal Sfondrati, quello con il naturalismo di Caravaggio e dei suoi emuli, per il quale è paradigmatica la crocifissione di San Pietro del 1604-5, quello con l'antico, il rapporto con l'antico, evidente soprattutto nelle opere databili fra il 1615 e il 14 circa, al tempo in cui egli abbracciò la teoria del bello ideale, anche questo è un argomento centrale del volume di Pierguidi. L'antinarratività del Reni, pittore di storie, il cui manifesto è il Sant'Andrea condotto al martirio del 1609-10. E poi la seconda maniera di Guido, quella cioè delle opere successive al soggiorno romano del 1621, e infine l'ultima maniera del maestro, riconoscibile a partire, grosso modo, dal 1635. Ecco, allora basterebbe uno qualunque di questi argomenti degli 8 per consumare altro che mezz'ora di quello che ho a disposizione. Allora, io devo anche confessare di aver fatto notevole fatica, non solo a leggere i 500 pagine, ma tenere sempre insieme, ma il libro è sistematico, quindi uno storico dell'arte che arriva a queste conclusioni evidentemente è partito da lontano. E Stefano Pierguidi, nell'arco di lunghi anni, ha pubblicato una serie di interventi che qui confluiscono, ma in modo più sistematico, integrando là dove c'erano delle lacune. Quindi è una visione globale e sistematica della concezione dell'arte
di Guido Reni ed è soprattutto del suo rapporto con gli altri artisti, inizialmente con i Carracci, poi con Caravaggio, così anche con Annibale Carracci, ed è sempre un rapporto competitivo, emulativo e anche di un artista che è autonomo, ha una straordinaria consapevolezza delle proprie qualità e subito si confronta con i modelli più celebri. Si sbarazza di ciò che è attorno e i suoi riferimenti sono Raffaello, Caravaggio. E il rapporto con l'antico è fondamentale per maturare tutto questo. Ma è lo stesso titolo che un po' spiega il senso generale di questo volume, che io non posso riassumere né affrontare se non per qualche accenno. Ed è lo stesso titolo che dice: ed invano lo cercate in terra. È una frase che viene attribuita a Guido Reni. Guido Reni, teorico del bello ideale. Questa abbiamo a che fare con una cosa molto curiosa. Guido Reni non ha mai scritto trattati d'arte, a differenza che so di Agucchi, anche di altri, Domenichino, Albani, si sono provati a un certo momento della loro vita a ispirare a parlare del bello ideale che poi confluisce in bellori. Guido Reni non ci ha lasciato sostanzialmente nulla. Allora perché costruire un libro proprio sul bello ideale di Guido Reni? Attraverso ovviamente le sue opere e le testimonianze che le fonti del tempo rilasciano sulle opere che ha eseguito. E quindi il libro si relaziona sempre con Malvasia, inficiandolo spesso di affermazioni non attendibili. È sempre, Pierguidi ha un atteggiamento sospettoso nei confronti della Felsina pittrice di Malvasia. Non è l'unico, c'è stato il momento anche di Denis Mann, proprio nel suo famoso saggio sul 600, il momento l'apice di discredito gettato su questa fonte storica, che per noi invece, studiosi di storia della pittura bolognese, è assolutamente fondamentale. Tant'è che questo libro uno si attenderebbe che fosse che avesse come traccia o sottotraccia costante Malvasia. No, il bello ideale si tocca più l'ambiente romano, quindi da Agucchi a Bellori. E i testi, le fonti che Pierguidi cita costantemente in un intreccio, in un rapporto l'uno con l'altro, sono ovviamente Giambattista Passeri, che scrive una biografia di Guido Reni anche prima, o perlomeno poi lo completerà, di Malvasia, ma non la dà alle stampe, così come non viene dato alle stampe la biografia di Reni di Bellori. Pensava di pubblicarlo nel 1672, ma lo lascia un secondo volume che poi non esce. Quindi ad essere il primo biografo a stampa di Guido Reni e poi alla fin fine il nostro Carlo Cesare Malvasia. Ma poi si intreccia con le testimonianze di Scannelli, il microcosmo della pittura, 1657 stampato a Cesena, con le finezze dei pennelli italiani dello Scaramuccia, 1674, e le testimonianze si misura un po' il posto della percezione che hanno gli altri pittori o i teorici di quel tempo. Però il titolo fa proprio riferimento a questa frase, una frase che viene estrapolata da una lettera pubblicata da Bellori nel 1672, il quale già l'aveva utilizzata in un discorso all'Accademia di San Luca del 1664, cioè l'idea del pittore, dello scultore e dell'architetto, un discorso che tiene all'Accademia di San Luca. E parla di questa lettera che Guido Reni avrebbe inviato in accompagnamento al dipinto di San Michele Arcangelo, quello della chiesa di Santa Maria della Concezione, il famoso quadro con San Michele Arcangelo, poi vedremo, anzi possiamo già andare avanti così lo abbiamo sott'occhio. Nel testo cita questa lettera che Guido Reni avrebbe mandato a Giovanni Antonio Massani, che è il maestro. Forse non si sente bene? No, non è avanzata la slide. Ah, vediamo. No. Io la vedo invece. Sì. Eccoci.
Sempre da questo. Sì, esatto. Grazie. Sì. Perché San Michele Arcangelo della Chiesa della Santa Maria della Concezione a Roma. Questa lettera d'accompagnamento dice testualmente parole che vengono riferite a Guido Reni: vorrei aver avuto pennello angelico o forme di paradiso per formare l'arcangelo e vederlo in cielo, ma io non ho potuto salire tant'alto ed invano le ho cercate in terra. Il titolo del libro. Sì che ho riguardato in quella forma che nell'idea mi sono stabilita. Si dubita che questa lettera sia davvero di Guido Reni, perché Malvasia rimprovera Guido Reni di non essere un letterato, di non aver mai coltivato interessi letterari, quindi una frase così alta che colpisce esattamente la poetica di Guido Reni probabilmente gli è suggerita da qualcun altro. Si fa l'ipotesi dei poeti bolognesi, da Manzini a Rinaldi a Malvezzi, oppure è stata manipolata dallo stesso Bellori prima di pubblicarla, però dà esattamente l'idea della concezione della pittura per Guido Reni. Il bello ideale non è semplicemente il bello poi di Abucchi, che estrae le cose migliori dall'osservazione della natura in un sentimento del bello che è nella mente, non è negli oggetti, nella natura, nei volti, ma estrapola da ciascun elemento della natura gli aspetti migliori. No, qui parte da una lettera del genere, parte direttamente da un'immagine che parte direttamente dall'idea, non è dalla natura emendata, migliorata, riformata, che giunge al bello ideale, ma giunge immediatamente con una concezione quasi fosse soprannaturale, sovrumana, quella di Guido Reni. Ecco, questo è veramente una delle linee portanti dell'intero libro. L'altro tema è quello dell'autonomia e della consapevolezza della qualità che ha l'artista. Nella bibliografia corrente, già dal 600 in poi, si riteneva, si è sempre affermato, che Guido Reni fosse il miglior allievo dei Carracci e quindi fosse uno degli incarnati. In realtà Guido Reni ha sempre avuto un certo distacco nei confronti dei Carracci, sia di Ludovico sia di Annibale. È noto l'anno 1598, quando Clemente VIII, che si riprende Ferrara, raggiunge Bologna e gli affreschi sulla facciata del Palazzo Comunale non sono di Ludovico Carracci, ma sono proprio di Guido Reni. E soprattutto la capacità di Guido Reni di chiedere dei compensi molto più elevati degli altri pittori, manderà quasi in depressione Annibale Carracci quando arriverà a Roma e sente dire in giro i prezzi vertiginosi che incassa Caravaggio, che incassa Guido Reni, quando invece lui era stato sempre maltrattato dai Farnese per la sua galleria borghese. Secondo Pier Guidi, e credo sia del tutto condivisibile, proprio il suo lungo alunnato presso Calvert lo rende quasi immune da un coinvolgimento tanto da quasi perdere una vera identità personale all'interno della bottega di Ludovico Carracci, che pure frequenta, perché Malvasia dice che verso i 20 anni raggiunge la bottega degli incamminati, cioè diventa allievo di Ludovico. Siamo, vorrebbe dire, attorno al 1594, l'anno dopo Annibale sparisce dalla scena bolognese, quindi c'è da dire che il rapporto di Guido Reni con il Carracci è prevalentemente con Ludovico, ma con un certo senso di sufficienza. E quella contrapposizione del 98 è significativa. Secondo Malvasia questa costituisce una frattura vera tra Guido Reni e Ludovico Carracci. E poi da dire che in realtà Guido Reni partecipa alcuni anni dopo anche alla decorazione di San Michele in Bosco, che è tutto un capitolo in mano ai carracceschi, Brizio, Cavedone, Massari, lo stesso Ludovico Carracci, ma dopo arriva anche Guido Reni, ma anche in quel caso spicca rispetto agli altri, non per niente c'è quella grande coppia in San Michele in Bosco dell'affresco perduto di Guido Reni eseguito da Giovanni Maria Viani, gli altri non hanno avuto questo onore anche in seguito nella storiografia, pur essendoci tutte le tirature delle incisioni da Malvasia in poi. Ma Guido Reni si afferma subito con questa forte impronta che certamente gli deriva da quella diligenza, così dicono le fonti,
che era molto raccomandata dentro la bottega di Canada. E subito si afferma in modo indubbio, con una personalità specifica a Roma, e il rapporto con i cardinali doveva essere un abile stratega, il nostro Guido Reni, perché i suoi rapporti sono presto con il cardinale Sfondrati, il Borogna probabilmente, e con il cardinale Borghese e Pietro Aldobrandini, sono questi i suoi grandi committenti, cioè i cardinali più importanti delle famiglie in vista a Roma. E nel 1600 l'artista è già a Roma. È un momento di andirivieni impressionante, cioè c'era un'alta velocità, si può dire, in quel tempo tra Bologna e Roma, perché Annibale va nel 94, ci torna nel 95, nel 1600 anche gli altri allievi dei Carracci lo raggiungono. Dopo la morte di Agostino del 1602 sopraggiunge anche Lanfranco da Parma, Badalocchio anche, quindi c'è una serie di pittori che vanno avanti e indietro, e forse quello che viaggia di più è proprio Guido Reni, perché lo vediamo nel giro di pochi mesi presente a Roma e poi a Bologna, non solo per San Michele in Bosco, ma 1600 è anche l'affresco di Palazzo Zani. È un artista che subito si sa affermare con una consapevolezza in modo quasi spregiudicato rispetto a tutti gli altri. Quando arriva a Roma è l'unico che non entra nella bottega di Annibale Carracci. Tutti gli altri sono suoi aiutanti, anzi nel corso del primo decennio Annibale Carracci sarà sempre meno attivo negli ultimi anni, incapace ormai di operare, e Guido Reni non entra mai, mentre invece Domenichino, Albani ne conduce le sue imprese. Ecco, subito si afferma con una personalità, con un carattere molto specifico. Il suo rapporto è ovviamente con Raffaello. Mentre questa diapositiva dimostra proprio la sua distanza da Annibale Carracci, perché la Santa Margherita dei Funari, del Santa Caterina dei Funari, è opera del tutto aliena dal purismo, dall'equilibrio, dalla semplicità anche controriformata della pittura di Guido Reni, tanto da poter dire che forse Guido Reni risente più di Bartolomeo Cesi in questo momento di una pittura religiosa neopaleocristiana, che è quella dei cardinali Sfondrati, quando trovano il corpo di Santa Cecilia nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Nel 1600, l'anno santo, Guido Reni è il pittore che si mette subito in vista e si allontana, si differenzia da tutto l'altro gruppo dei pittori bolognesi, Domenichino e Albani inclusi. E alle spalle c'è lo studio della Santa Cecilia di Raffaello, si sa che ne esegue la copia, di andare avanti, e poi c'è l'altra competizione formidabile di un artista attento, scaltro, come dicevo prima, spregiudicato, affronta la tematica caravaggesca. Nel caso di, intanto, questa è una commissione del cardinale Pietro Aldobrandini per un'abbazia fuori Roma, San Pietro le Quattro, alle Tre Fontane, ma lo guarda, avverte il peso, l'importanza di Caravaggio in modo del tutto diverso. Ecco, si potrebbe già dire, intanto, la visione è frontale, la crocifissione è vista di fronte e non lateralmente, e poi c'è una nobiltà nella pittura di Guido Reni, che mai si allontana da questi principi rispetto invece al naturalismo più dichiarato di Caravaggio, ma il suo modo di avvicinarsi a Caravaggio è sempre un modo molto riformato, accetta il principio, quello che veniva chiamato della fierezza, cioè del rilievo della figura contro il fondo scuro, un atteggiamento che poi nel corso del tempo Guido Reni abbandonerà, ma questo gli deriva dalla cultura caravaggesca ed è una componente. Per Guido insiste a lungo su questo, dei rapporti di Guido Reni con Caravaggio. Credo che in passato gli storici dell'arte avrebbero storto il naso, a partire da Sir Denis Maun, che non poteva tollerare di immaginare che Guercino fosse stato condizionato da Caravaggio. Secondo Pier Guido invece, non solo nel primo decennio, ma anche
almeno in seguito diminuirà questa attenzione, ma secondo Pier Guidi, e lo dice a lungo in vari capitoli, Guidorini non fa a meno di Caravaggio, pur considerandosi ed esponendosi come un altro pollo, come con una pittura anticaravaggesca per questo sublime, per l'ideale che va perseguendo. Ci sono opere come queste. Questa sta alle Magen, depositata lì, è un'opera che fu attribuita da Damina Gregori al giovane Guidorini, poi anche Schleier l'ha approvata, in seguito anche la critica, e per arrivare alla fine il rapporto con l'antico come altro elemento fondamentale insieme allo studio di Raffaello che è presente in Guidorini, soprattutto nel Guidorini che arriva, quando arriva a Roma. Anche se è ben probabile che già dentro la bottega di Calvat questo gli fosse stato installato. Calvat era stato a Roma negli anni 70 come allievo di Lorenzo Sabatini. Nelle botteghe bolognese c'erano i calchi dei gessi antichi, c'erano anche copie di Caravaggio ormai in questi anni, e un'opera come questa che veniva considerata molto precoce nell'attività di Guidorini, ora invece viene datata successivamente 1610, addirittura 1613 secondo alcuni, a sufficienza da poter dialogare quindi con i due esemplari di Caravaggio. Ma soprattutto dietro c'è sempre quel modello dell'antico, quello è costantemente presente, è uno delle fondamenta ontologicamente essenziale nel bello ideale di Guidorini. E poi si arriva ad alcuni dipinti che sono paradigmatici di questa poetica del bello, cioè di questo assoluto che prescinde dall'elemento naturale a tal punto quasi da non prenderlo più in esame neanche nel momento iniziale dell'elaborazione, della invenzione del colore e del chiaroscuro. Naturalmente c'è il modello della Niobe, che era a Roma. E anche certi disegni, che pure vengono da un modello naturale come questo, hanno subito una carica di qualità e di tensione eroica, come se fossero copie da un modello antico, come se fosse un torso antico, un frammento. Invece è proprio il modo di Guidorini di scartare immediatamente il naturale e passare alla una sorta di pittura assoluta, e lo dimostra uno dei capitoli un po' più estesi, più ampi, della fortuna di questo modello plastico di Guidorini, il Seneca, preso da un facchino del porto di Ripa, che ha un grande successo, questo modello di Guidorini, che imita l'antico, ma che è a metà strada tra un'elezione formale, pur nel verismo, nel naturalismo delle pieghe della vecchiaia, però guarda verso l'alto come la Santa Cecilia e si nobilita per la veste antica, pur essendo di sua invenzione. Cecco del Caravaggio ne fa uso nella figura a terra. Ecco, anche un pittore cesenate come Savolini, che si capisce come l'abbia conosciuto perché un allievo di Serra, il quale nel 1621-23 è con Guercino a Roma e lo aiuta nelle decorazioni di quegli anni, quindi può essere venuto a conoscenza attraverso Serra di questo modello che comunque, dice Malvasia, circolava in tutte le botteghe, il modello del Seneca di Guidorini. E poi c'era un altro tema che viene un po' preso in considerazione, è quello del rapporto con Guercino, non del tutto affrontato in questa serie, ma con alcune puntate che fanno capire come dopo Guidorini, dopo Caravaggio, Reni abbia avuto anche una certa attenzione su un genio che stava maturando e quasi mirava a scalzare il suo primato, perché già a Roma nel 1610 Guidorini era il principale pittore della piazza, ma nel 1620 insieme a Rubens era considerato il più importante pittore d'Europa, tale da rifiutare delle commissioni, degli incarichi di assoluto rango. Basta pensare attorno al 1630 quando la Maria di Medici, la regina madre di Francia, chiede di avere un quadro che è il suicidio di Didone, un
non le dà speranza di avere nulla, per quanto la regina arrivi a Reni attraverso il cardinale legato Bernardino Spada. Bernardino Spada ci ha dovuto far sapere alla regina che forse conveniva passare al secondo pittore della città, che era Guercino. Ecco, si accende non un'emulazione, perché Guido Reni tratta sempre con sufficienza Guercino, anzi, io non vorrei andare qua troppo oltre, mi dite voi quando arriva il momento, perché è impossibile illustrare adeguatamente il volume, però alcune cose possono essere utili. Guido Reni viene a un certo punto interpellato sul suo rapporto con Guercino. Era una cosa che gli doveva dare terribilmente fastidio. E sono dei frati cappuccini. Sono dei frati cappuccini che nella loro ingenuità osano chiedere a Guido Reni chi fosse il primo pittore, se lui o Guercino. E Guercino risponde molto, Reni risponde molto indispettito e dice, ecco, chiedono chi fosse più valentuomo, o egli, Guido Reni, o il Guercino d'accento. Io rispose subito arditamente, padri, e ve ne renderei le ragioni secondo l'arte, ma non le intendereste. Quindi subito maltratta il cappuccino, perché... e prosegue. Che però vi basteranno queste tre facilissime. Prima, che le mie pitture si vendono più delle sue. Anzi, ho insegnato a lui il farsene ben pagare. Secondariamente, perché egli pesca le mie idee e cerca il mio fare, che io mai lui ho seguito, anzi, più sempre mi scosto dal suo. Cioè, il naturalismo di Guercino non è mai stato un obiettivo di Guido Reni, che l'aveva scattato già in origine. Finalmente, perché tutti gli altri alla mia, non alla sua, si appigliano alla sua maniera. E infatti Guercino sparirà la sua tavolozza sulla scia di quell'operazione che fa Guido Reni. Perché uno dei, per avvicinarmi un pochino alla fine, perché il tempo è scaduto, una delle idee fondamentali di questa sistemazione della pittura di Reni, perché appunto essendo una monografia, Pier Guidi passa fase per fase, esamina moltissime opere e ne descrive l'evoluzione, anzi, proprio molto tempo, molti scritti sono dedicati alla sistematizzazione della sua evoluzione. Innanzitutto all'insegna di un'estrema coerenza, perché noi sappiamo che alla fine c'è quella fase terminale di dissoluzione della materia, di smaterializzazione delle figure, quasi fossero dei fantasmi, senza una sorta di nirvana, cioè di sogno, di fantasia, rispetto invece alla consistenza, al rilievo che davano le figure nella fase iniziale. Questo è esattamente la conclusione logica, inevitabile, di un itinerario che è partito da lontano, senza tradire se stesso, ma modificando la sua pittura fino alla dissoluzione della materia. E quindi Pier Guidi fa queste fasi, sulla traccia poi della storiografia che conosciamo, cioè della prima maniera, che è quella che arriva alla fase essendo caravaggesca, o meno condizionata, in un rapporto dialettico con Caravaggio. Poi c'è la seconda maniera, quando comincia lo schiarimento, a partire dagli anni 20, al ritorno da Roma, dopo il 21, che ha questo viaggio un po' sfortunato a Napoli, e infine la cosiddetta terza, ultima maniera, che non tutti hanno notato, non tutti hanno così definito, ma che al tempo alcuni, come Scannelli, come altri, insomma, hanno ben riconosciuto, non apprezzandola, perché quella della terza maniera ha impiegato molto, già nel Novecento Gnudi aprì molte, fu tra i primi, si può dire, a comprendere il senso e ad ammirare la fase ultima, che si sa, lo stesso Malvasia, che era invadito di Guido Reni, era il suo nome, si trovava in difficoltà e in imbarazzo, tant'è che la giustificazione sua è quella famosa, il vizio del gioco, il gioco d'azzardo che ha sempre minato la personalità di Guido Reni, il pittore angelico, la pelle
cristiano, come lo diceva, come l'aveva definito Roberto Longhi in modo fulmineo, la pelle cristiana, che in effetti il mito dell'antico, ma con le santine, con lo sguardo verso l'alto, quelle santine che soltanto lui era in grado di realizzare. Anche lì sarebbe utile leggere una citazione di Malvasia che rende conto di nuovo del rapporto con Guercino e dall'altro in cosa consiste il bello ideale. C'è il conte Filippo Aldrovandi, secondo Malvasia, inviato come una spia nello studio di Guido Reni per sapere qual era questa sua modella bellissima, questo suo modello di cui lui effigiava poi i volti trasognati in estasi con gli occhi tripidi verso l'alto. E dice: pregato un giorno dal signor conte Filippo Aldrovandi, ad istigazione, si crede, del Guercin d'Acento, del quale tanto era parziale quel signore, a conferirgli e palesargli di qual donna ci si valesse a ricavare quelle sue bell'arie di Madonne, di Maddalene e simili, fatto bentosto sedere il suo macinatore di colori, che aveva cerco di rinnegato, comandandogli guardasse il cielo, ne cavò la testa di una santina in quella vista così mirabile che parve al conte fosse fatta per incanto. E Guido Reni aggiunge: signor conte mio, soggiunse, dite pure al vostro centese che le belle idee bisogna averle qui in testa, che ogni modello serve. L'idea era quella che aveva trasfigurato qualunque elemento naturale, tanto da non rendere certamente riconoscibile il collaboratore che aveva ceffo di rinnegato. Questi sono i veri capolavori di Guido Reni, che stanno a indicare il bello ideale, cioè quello privo di storia, che non ha movimento. Veniva accusato Guido Reni di non essere un pittore di storia, o meglio di sapere comporre come quadri di storia, ma assolutamente immobili i codici, e quindi nulla di meglio a rappresentare questo bello ideale di questo di quel Cristo crocifisso della Chiesa della Trinità a Roma, oppure quell'Immacolata Concezione che sta al Metropolitan, che il pittore esegue per l'Infanta di Spagna, dove il fondo dorato è come al valore dei fondi oro del 300. Oppure questo, che è il Cristo della Galleria Estense, eseguito per una chiesa di Reggio Emilia, attorno al 1635, e qui parte la seconda maniera, e questo invece l'anno dopo del 36 per Siena, e qui cominciano alcune critiche. C'è un'affermazione da parte di un testo senese, dove tutti i complimenti che si fanno a Guido Reni per l'invenzione, per il colorito, e poi si aggiunge invece un'osservazione negativa che dice: questa è una lettera di Gerardo Saracini, 1636, pubblicata da Bottari nel 1754. Da pochi giorni in qua è arrivata la tavola del signor Guido, fatta per i signori Gori. È mirabile per tutti i conti, cioè per il componimento del tutto, che rappresenta la circoncisione di nostro Signore, per il disegno e per la vaghezza delle forme, che sono tutte bellissime, e per il panneggiato grazioso e modesto oltre ogni credere. Sono alcuni che ci desiderebbero maggiori scuri e colorito più gagliardo. Veramente genio proprio di questi paesi. Si osserva che non c'è più il chiaroscuro, non c'è più la consistenza, ma se avessero poi visto gli esiti terminali del pittore, se oltre a questo dipinto per i Medici, che l'artista nella ricerca assoluta della perfezione sembrava non voler mai terminare, e c'è proprio la testimonianza del Cospi, che è il corrispondente di Rapoldo de' Medici, sulla difficoltà, perché l'artista l'avrebbe rifatto da capo non so quante volte, mai l'avrebbe terminato, e questi sono quei dipinti che un po' colpiscono e lasciano esterrefatti lo stesso Malvasia e il pubblico bolognese. Quale fosse la ragione, questo si già comporterebbe un altro incontro. Però, visto che assolutamente il tempo credo sia terminato, io sono molto scontento, però volevo comunque terminare perlomeno con un quadro
queste opere che tutti noi conosciamo, finite agli Ercolani, restano nella bottega di Guido Reni e poi si stende l'inventario che fu ritrovato dalla Di Zio nel 1988 e ha consentito quindi di identificare e riconoscere tutte queste opere terminali, anche questa che ora è della Pinacoteca, ma che era destinata alla Ghiara, alla Basilica della Ghiara di Reggio Emilia. Poi questo si è ricostruito totalmente, perché doveva essere qui, ma a questo punto io devo saltare molte cose, anche questo mi dispiace, per terminare proprio con quello, perché visto che siamo alla Fondazione Zeri, non posso non leggere una descrizione che è di Federico Zeri, perché questo era della collezione Colonna e poi finisce a Chicago. Sì. Ed è la descrizione dell'ultima, della fase finale di Guido Reni con il testo di Federico Zeri. Dice: siamo qui in presenza di un documento di autentica pittura che, muovendosi miracolosamente sul filo di un rasoio, riassorbe entro fatti di colore e di pennellata ogni accenno psicologico, letterario e programmatico. La bellezza luminosa, quasi eburnea, della Salomè costituisce il punto nitidamente descritto di precisa messa a fuoco attorno al quale la figurazione si svolge in un succedersi di zone cromatiche sempre più sfatte, tenui, labili, impalpabili, sempre più prossime a raggiungere lo stato di puri fantasmi cromatici, rapide annotazioni di una fantasia per la quale unico e solo mezzo di espressione è il pennello con il suo carico di materia cromatica. Credo di aver reso un pessimo servizio a Pierluigi. Buonasera a tutti, sono Barbara Gheffi e vi presenterò la parte scritta da Giulia Iseppi in questo secondo volume, Umanista delle tele, Guido Reni, pittore dei poeti. Prima di cominciare, e mi sono scritta tutto per cercare di stare nei 15 minuti che mi sono stati concessi, desidero ringraziare Andrea Bacchi e Stefano Pierguidi per avermi invitato qui, naturalmente le due autrici, Giulia Iseppi e Beatrice Tomei, anche per il grosso lavoro che hanno fatto con questo contributo così importante, un libro, un volume scritto a quattro mani da due giovani studiose, che nasce da un progetto sul tema della fortuna, o per meglio dire della percezione che i contemporanei ebbero di Guido Reni in vita. In particolare Giulia e Beatrice hanno studiato i letterati e i biografi. L'obiettivo era riconsiderare tutta la produzione letteraria di chi ha visto la sua opera di persona o ha avuto rapporti diretti con il pittore prima della pubblicazione della vita di Reni nella Fessina pittrice di Carlo Cesare Malvasia, quindi prima del 1678, il testo, la biografia di Malvasia, alla quale facciamo tutti riferimento. Il progetto del volume è stato finanziato dal Fondo Ricerca di Ateneo Sapienza 2020, l'Ateneo in cui Giulia ha svolto il suo dottorato di ricerca proprio sugli allievi e sull'atelier di Guido Reni. Come sappiamo, come ci ha detto poc'anzi Angelo Mazza, a Guido Reni si deve una sterminata produzione pittorica, è un artista ben noto, attuale, negli studi internazionali, come dimostra la recente stagione di mostre, la stagione che si è appena conclusa. Ma in questo panorama il libro di Giulia e di Beatrice si inserisce di diritto perché adotta un approccio nuovo e interdisciplinare nei confronti del pittore, misurandosi con un particolare tipo di fonte, cioè la poesia, e in particolare la poesia ecfrastica, che a parte qualche contributo sparso, raro, non era mai stata considerata nella sua totalità. Nel libro viene messa a sistema l'imponente macchina letteraria che si sviluppa attorno a Guido e che è un unico, un po' un unicum nel Seicento e non solo felsineo, e che inizia quando Guido è ancora molto giovane.
E la poesia quindi non è solo pagina scritta, ma acquista la sostanza di un dialogo reale tra Guido e i poeti ed è indagata da Giulia nei suoi retroscena, cioè ogni poesia diventa fonte o parte del racconto figurato. Questo contribuisce a farci capire come l'artista fosse percepito dai suoi contemporanei, molto prima della pubblicazione della biografia di Malvasia, che, come sappiamo, aveva un occhio parziale, in parte valorizzava, ma in parte anche dimenticava una grande quantità di fonti letterarie precedenti oppure provenienti da altri contesti culturali. Quindi era necessario che la Felsina pittrice fosse guardata in controluce per cogliere la grande quantità di documenti poetici di cui Malvasia poté disporre e che comunque rimangono, come ci dicono le autrici, solo una parte di quelli prodotti durante la vita di Reni. Il metodo di lavoro che Giulia usa è molto preciso ed è anche un po' insolito per uno storico dell'arte, perché parte dai testi, dalle poesie nello specifico, e arriva alla pittura. Giulia vaglia la poesia non solo come testimonianza di encomio, ma come uno strumento per analizzare la pittura e soprattutto la utilizza come fonte per contestualizzare quadri altrimenti senza storia o agganci documentari. L'autrice mette in luce un ricchissimo sottobosco di relazioni tra il pittore e i letterati del suo tempo. E che cosa emerge da questa indagine? Certo emerge un'immagine nuova di Guido, che non era un accademico ma era legatissimo agli esponenti delle accademie, non era un poeta a differenza di altri pittori del Seicento, ma era amico dei poeti. Giulia ci accompagna quindi a osservare con gli occhi dei contemporanei come sia cresciuta, come fosse cresciuta velocemente la fama di Guido a Bologna, e ci parla dei suoi numerosi incontri, dei suoi rapporti con i poeti. Quelli con i poeti sono stati rapporti concreti e non solo lodi sulla carta. Molti poeti bolognesi erano amici, erano veramente legati al pittore, ma facevano anche spesso da intermediari, da agenti, e si facevano tramite presso i potenti. E questo porta certamente a nuovi riscontri nell'ambito della storia del collezionismo felsineo. E quando si pensa a Guido, naturalmente, e alla poesia, si pensa in genere a Giovanni Battista Marino, ed è un rapporto, quello tra Marino e Guido Reni, che rimane ancora di natura problematica. Ciò che Giulia fa e che ha avuto il merito di fare è mettere in luce le relazioni tra Reni e altri poeti bolognesi, come Cesare Rinaldi, Andrea Barbazza, Giovanni Cappone, Ridolfo Campeggi e Giovanni Battista Manzini. E la vita di Reni in effetti viene scandita, come ci spiega bene Giulia, da due relazioni fondamentali che sono state quelle con Cesare Rinaldi e in un secondo tempo con Giovanni Battista Manzini negli anni della maturità del pittore. Sono i suoi punti di riferimento, da cui si diramano poi tutta una serie di altre relazioni con poeti che furono, appunto, come ho appena detto, anche dei collaboratori sul mercato dell'arte. Giulia traccia dunque un percorso che parte dalla giovinezza del pittore, arriva alla sua maturità, e in questo ricerca una sorta di filo rosso che rende coerente e uniforme tutta questa attenzione mediatica all'opera dell'artista, individua un inizio, alcune tappe fondamentali e un apice. In questo modo le raccolte poetiche così celebri negli anni 30 come Le Lodi o Il Trionfo del Pennello vengono meglio inquadrate e contestualizzate. E queste rappresentano l'apice di una vita, quella del pittore, che si intreccia alla poesia grazie proprio alle relazioni che Guido intrattiene. Certo, Marino è colui che partorisce l'idea del Guido divino, un'immagine di incredibile fortuna, ma una delle domande fondamentali che Giulia si pone è: quando Guido diventa il pittore dei poeti? Qual è l'inizio di queste relazioni? E l'inizio di queste relazioni Giulia lo trova nel 1603, quando Cesare Rinaldi pubblica la prima lode letteraria a un'opera di Guido. Non sono andata avanti con il PowerPoint, perdonatemi.
E quindi forse è questa la prima immagine che ci interessa, no? Direi che era questa, no, è questa. Ecco, scusatemi, Cesare Rinaldi pubblica la prima lode letteraria a un'opera di Guido, siamo nel 1603, e nella versione delle rime inserisce il sonetto Noli me tangere, opera di Guido Reni, eccola qua, un quadro che faceva parte della sua personale collezione che oggi è perduto. Il 1603, come tutti sappiamo, è un anno cruciale per Bologna, è l'anno in cui viene celebrato il funerale di Agostino Carracci, di cui Rinaldi era molto amico, e l'apparato funebre in Santa Maria della Morte a Bologna esaltava Agostino come pittore intellettuale, come colui per il quale la pittura e la poesia piangono insieme. E quindi la pittura e la poesia vengono rappresentate proprio da Guido Reni in un'incisione. Quindi Reni viene visto come il pittore saggio, come l'artista dotto, come il degno erede di Agostino. Significativo per Rinaldi è anche il tema della Maddalena, la peccatrice redenta, che richiama da un lato i fatti biografici del poeta che si era innamorato di una prostituta, e proprio il poeta, proprio Rinaldi, chiese a Reni una versione della Maddalena che poi, come ci racconta Malvasia, gli venne rubata, venne fatta rubare nelle sue stanze, secondo il racconto, da Bernardino Spada, un furto che fece molto clamore, al quale furono dedicati diversi sonetti. Quindi un rapporto stretto, quello tra Reni e Rinaldo, un rapporto tra poesia e pittura, un ritratto di natura erudita dove l'immagine mitica della donna del poeta assume le fattezze di un ritratto femminile reale, e il dipinto della Maddalena come la poesia diventano le anime di un museo tra il reale e l'allegorico, di una quadreria che era realmente esistita e che aveva numerosi richiami sul piano letterario. Il ruolo di Rinaldi è dunque molto importante, come ci spiega Giulia, per la diffusione dei dipinti di Reni, perché Rinaldi tratta con gli agenti di Cesare d'Este e con Marino che desideravano ottenere opere del pittore. Quello che comprendiamo leggendo il testo è che l'esperienza di conoscitore di quadri, delle iconografie dotte e poetiche, porta Rinaldi a trattare da intendente e da intermediario con gli artisti per facilitare le commissioni e le vendite. In questa sua attitudine egli precede Marino e apre la lista dei letterati bolognesi che praticavano questi maneggi, questi negozi, altri letterati dei nomi importanti, Giovanni Battista Gucchi, Ferrante Carli e Manzini, di cui parleremo tra poco. Nel libro di Giulia e Beatrice ci sono altri temi che meritano di essere ricordati. Negli anni 20, dopo il ritorno da Roma, Reni è titolare di un atelier in ascesa che guida il mercato, esplode a quel punto un florilegio di componimenti a suo nome e il suo atelier diventa il perno dei rapporti con i letterati. Di certo la pubblicazione dei testi a stampa della Galleria e della Sampogna, dove la lode a Guido è ben presente e dove egli diventa il gran pennel divino, hanno un ruolo molto importante. Ma nello stesso momento si assiste alla produzione di diverse liriche dedicate alla strage, la famosissima strage degli innocenti che vedete qui, con il madrigale che le dedica proprio nella Galleria Marino, pubblicando in questo modo uno degli elogi più significativi del quadro, dedicati al quadro. Dagli anni 20 il quadro e la poesia acquistano una grande risonanza che porta alla redazione di tanti versi bolognesi in onore della Pala, vanto della pittura locale e primo esempio pubblico di quanto Reni avesse assorbito nel suo lungo soggiorno romano a contatto con Raffaello. Il quadro di Guido dunque non è solo un'icona pittorica, ma diviene anche un'icona letteraria, destinata a diventare seconda solo al numero di componimenti dedicati al ratto di Elena. Giulia si è accorta che mentre Marino si era concentrato sulla contrapposizione tra la bellezza della pittura regnana e il tema raccapricciante, i pittori bolognesi invece selezionano come argomento di interesse il frammento pittorico del volto della madre in primo piano nella strage che piange il figlio morto, e qui ci sono alcuni esempi di Giovanni Capponi, di Gianfrancesco Maia Materdona, quindi poeti come Capponi ad esempio che si soffermano sulla capacità di rappresentare nello specifico la figura della bella madre, viva è la bella madre,
che piange in primo piano il figlio che le muore accanto, oppure altri componimenti di Bernardino Mariscotti, di Marco Antonio Arlotti, che hanno tutti come tema appunto questo momento, la madre che piange il figlio, la madre che parla al figlio morto. Ciò che si imprime nella mente dei poeti che osservano il capolavoro drammatico di Guido sembra essere la sua capacità di stemperare il dolore urlante della madre, una delle figure tratte dallo studio della Niobe che abbiamo visto poco fa nelle slide proiettate da Angelo Mazza, bilanciato con Raffaello, icona suprema delle donne addolorate di Reni. Vado alla conclusione, perché mi ha particolarmente interessato nello studio di Giulia l'affondo dedicato a Giovanni Battista Manzini, che fu anche un sincero amico del Guercino. L'analisi di Giulia rileva che nel momento in cui l'economia bolognese si trasforma e nasce un nuovo tipo di collezionismo altoborghese, dove l'originale reniano, più che il frammento narrativo di una raccolta, diventa il capolavoro assoluto da esibire per il suo alto valore di mercato, in questo momento Manzini svolse il doppio ruolo di mediatore negli affari artistici e di letterato. Lo conosciamo come il promotore del testo che vedete alle mie spalle, Il trionfo del pennello, una raccolta di lettere celebrative in onore del ratto di Elena, ma fu molto più di questo. Giovanni Battista Manzini fu un letterato, ma per Guido, e non solo per Guido, anche per Guercino, fu anche un agente, un collezionista, uno storico e uno scaltro uomo d'affari. Come il padre Girolamo, Manzini frequentava liberamente le stanze di Guido Reni e svolse per lui diversi tipi di servizi. Lo dimostrano alcuni documenti che Giulia ha ritrovato. E Giulia scrive, e cito dal capitolo nel quale appunto ci parla di Manzini: Manzini seppe unire la passione collezionistica a una concreta consapevolezza del valore economico delle opere che raccoglieva, e si dimostrò pronto ad aprire le porte di casa sua per favorire un ritorno in termini di denaro. Quindi c'era la possibilità di vedere la collezione di Giovanni Battista Manzini. E proprio a proposito della raccolta di Manzini, le ricerche di Giulia si sono intrecciate con le mie. Io qualche anno fa mi sono occupata di questo erudito, di questo letterato, in rapporto con la corte estense di Modena, perché Manzini voleva diventare segretario del duca Francesco I d'Este, ma avendo diversi debiti di gioco si trovò costretto a vendere alcuni dei suoi dipinti, e parte di questi dipinti li cedette proprio al duca di Modena. Quindi Giulia cita un inventario che avevo pubblicato io nel 2013, nel quale compaiono alcuni dipinti di Guido Reni, un San Pietro di Guido bellissimo, è scritto nell'inventario, e una Madonna grande col puttino del naturale, anzi un po' più grande, quadri che oggi risultano non identificabili e che ricompaiono in tutti gli inventari di Casa d'Este, quindi vengono ceduti al Duca di Modena. Si tratta perciò di un caso esemplare di come Manzini fosse diventato l'uomo di fiducia del pittore, ma nello stesso tempo avesse questi rapporti stretti con la corte modenese, e i suoi quadri preziosi, i suoi quadri insomma di autori bolognesi importanti, come in questo caso, diventano merce di scambio per un tornaconto politico. Non so se sono stata nei tempi, scusate se ho sforato. Concludo dicendo che quello di Giulia è uno studio davvero importante dal punto di vista anche del metodo sul rapporto tra i letterati e il pittore, in questo caso Guido Reni, ma può diventare un modello di riferimento per approfondire i rapporti di altri artisti con i letterati bolognesi, un'operazione che ha già fatto Daniele Benati nella monografia di Alessandro Guarini, per esempio, cercando di guardare quali fossero proprio questi rapporti e come i componimenti letterari abbiano influenzato gli artisti. Quindi mi sembra un lavoro veramente, veramente importante. Vi ringrazio molto. Grazie.
Grazie. Giusto per avere. Ecco, giusto per avere sotto mano, non mi serve il computer, quindi metto la slide di sala. Sì, grazie. Benissimo. Allora, due parole di ringraziamento rapidissime, so che il tempo stringe, rapidissimo agli organizzatori, alle autrici e alla Fondazione Zeri che ci accoglie. È un posto meraviglioso, da tempo desideravo di vederla, non c'ero mai stato, è veramente un posto paradisiaco. E mi viene in mente quell'aneddoto, si dice, non sarà vero, che abbiano portato il prelato più catafratto del Rinascimento italiano, cioè San Carlo Borromeo, a vedere Caprarola. È entrato dentro, pare che abbia detto che sarà mai il paradiso, no? Ecco, qui è una specie di biblioteca paradisiaca e non si può immaginare davvero niente di meglio. È un piccolo rammarico per l'assenza di Stefano Pierguidi, naturalmente, cui auguriamo una pronta ripresa. Anche il rammarico di non essere qui da parte dell'amico Lorenzo Bianconi, il quale mi ha scritto e dice che peccato, forse anche con bonaria ironia, finalmente avrei capito cos'è il bello ideale. Ma non era del tutto ironico, perché dice: metto a parlare stasera di una messa fiamminga del 1520, francamente preferirei. Ed è un peccato davvero, perché avrebbe davvero capito cos'è il bello ideale questa sera. Io dico veramente due parole, e per tagliar corto dico che non accade spesso di leggere un libro scientifico di altra disciplina, altra rispetto alla propria, dico, e di trovarcisi come a casa. E forse anche per le ragioni dette da Barbara Gelfi, cioè un'analisi che parte dai testi e arriva alle immagini e forse non viceversa. E allora parlo pro domo mea, vero? Ma non solo perché le cose che vi si leggono ci sembrano più note, vero, di altre. Tutt'altro, e anzi bisognerebbe parlare a lungo delle grandi novità e belle novità di questo lavoro, ma perché il metodo che vi si respira per me ha una rassicurante area di famiglia, vero? E molto semplicemente il metodo dello scavo paziente, metodico, attento al valore relativo delle testimonianze e dunque improntato a cautela, a dubbio, appunto metodico. E senza menare il camperlaia, vero? Un coltello è un buon coltello, vero? Quando è buono, purché tagli, si dice, no? È proprio così, ecco. E tra le cose che più mi hanno colpito è la capacità, devo dire, di entrambe le autrici di saper organizzare una quantità cospicua di dati attribuendo via via il giusto valore a ciascuno, ma giusto sempre in senso relativo, cioè mantenendo le diverse pedine in gioco, io direi in una condizione di equilibrio non instabile, equilibrio mobile, direi. E potrà sembrare una lode tenue, allora è meglio che mi spieghi, non è così. Perché la varietà stessa della documentazione trattata, abbiamo opere d'arte, vero? Accertamenti della loro presenza nelle collezioni del tempo, committenze, carteggi, celebrazioni poetiche, test teorici, testi, abbiamo fatto più volte il nome di Malvasia, che a poche decine di anni di distanza mirano già a storicizzare e quasi talora mitizzare, vero? Protagonisti ed eventi di un passato prossimo. Ecco, questa varietà va pesata ogni qualvolta due documenti di diversa natura sono posti l'uno accanto all'altro per gettarsi luce reciproca, vero? E il loro peso valore relativo muta a seconda, vero, di come li metti accanto l'uno all'altro. Se metti un terzo elemento, ecco che il bilanciamento muta. E l'abilità nel saper estrarre il maggior grado di certezza ottenibile da questi rapporti, a me pare davvero il suggello di una tecnica di ricerca compiuta. E il grado di certezza, vero? Probabilitas est gratus certitudinis, diceva un celebre matematico. I matematici probabilmente puntano alla certitudo, ma nelle scienze storiche si tende alla probabilità, vero? La probabilità è un gran risultato e credo che sia davvero questa tendenza alla probabilità che fa sentire un lettore a casa in un libro così. C'è poi anche, è sempre questo in relazione a questa idea del probabile, che va perlomeno cercato, intuito, laddove intravisto, fermato, dove non intravisto, lasciato in qualche modo al giudizio del lettore, e il lettore posto dinanzi, vero, a questa varietà di testimonianze pesate, il lettore
può orientarsi da sé. Come diceva il poeta, l'ho messo tu innanzi, ormai per te ti ciba, ecco, qualcosa del genere, ma dopo che il vaglio è passato molto attentamente. Sono rimasto un po' esterno al contenuto del lavoro, ma vorrei dire almeno due cose, intanto sul titolo, che mi sembra felicissimo, Umanista delle tele, vero? Insieme con gli altri titoli encomiastici che vengono da questo panegirico dell'Assarino, che vale la pena, credo, di riprendere e leggere rapidissimamente la prima pagina dell'introduzione. Umanista delle tele, retorico degli occhi, filosofo d'ombre e lumi e teologo del disegno. È una specie di riformulazione del vecchio detto di Quintiliano, ispirato poi a Cicerone, vero? Il vir bonus dicendi peritus, trasferito a un pittore. E io mi pare di aver letto, ma forse i colleghi ricorderanno, che qualcuno, deve essere anche facile farlo, ha modificato leggermente, proprio riferito a qualche pittore dotto del Seicento, vir bonus pingendi peritus. Ecco, era un passaggio abbastanza semplice e abbastanza ovvio. Ma è interessantissimo perché umanista delle tele, per noi umanista, per noi storici della letteratura, questo termine ha una grande importanza. L'ha studiato un grande studioso, Augusto Campana, in una celebre pubblicazione del 1946 nel Journal of the Warburg Institute, Warburg and Courtauld Institutes, subito dopo la guerra, in un numero che il direttore del Warburg volle dedicare al paese già nemico e sconfitto, cioè l'Italia, per segnare l'inizio di una nuova cooperazione. Ebbene, umanista, come Campana dimostra, è un termine che nasce verso la fine del 400, quando anche gli umanisti, ormai umanisti, ma che allora non si chiamavano se stessi umanisti, cominciano a insegnare il latino e il greco all'università. E quindi diventano, come gli autoristi, i legisti, diventano umanisti, cioè insegnanti di greco e latino. Applicato a Reni, è davvero come traducono il cultore dell'antico, come traducono le autrici. E c'è proprio un elemento davvero quasi un po' scolastico qui dentro. E con mia moglie abbiamo passato 5 anni in Scozia, essendo aria seriore, essendo università quattrocentesche, dove rimane una terminologia tardo-medievale, ancora adesso a Glasgow e a St. Andrews il professore di latino, la cattedra di latino, è Chair of Humanity. Quindi l'humanitas automaticamente, vero, è il latino, è comunque l'antichità classica. E passando adesso alla parte che pertiene più direttamente alla seconda autrice, e cioè a Beatrice Tomei, qui c'è la parte relativa naturalmente a Roma e poi nuovamente a Bologna. C'è un grande punto interrogativo che credo assilli tanto Beatrice quanto me, e ne abbiamo poco sentito parlare. Com'è possibile che Reni approdi a Roma nello stesso anno del Marino, frequenti i medesimi cerchi, perché gli Aldobrandini sono non immediatamente per Marino, ma insomma, se si sono mancati è stato veramente per un gioco assurdo del destino. Per cui quando Marino stava lì, lui stava a Bologna, quando Marino stava a Frascati, tornava Reni a Roma, poi ne ripartiva quando lui ritornava a Roma. Insomma, sono cose un po' complicate, e la domanda che si fa appunto Beatrice, sempre con quel metodo di cui ho detto prima, si arriva fin dove si può, dopodiché si ipotizza qualcosa e chissà se, ecco. E cercare di capire se questo rapporto, che diventa così importante più avanti ed è testimoniato molto più tardi, non abbia avuto tutto sommato un inizio molto precedente. Intanto è una cosa interessantissima avere riesumato quella bella testimonianza del Barbazza, dove vengono accomunati Reni e Marino. Ma forse ancor più mi intriga quella del Ghisilieri, dove Reni è dichiarato nuovo Apelle e Marino nuovo Omero, cosa che devo dire non si dice molto di frequente di Marino. O c'era già, non credo che fosse già pubblicato Ladone, forse chi l'avesse letto non l'avrebbe più paragonato ad Omero,
Per questo penso che, immagino che ci fosse notizia che stesse per uscire l'Adone. Perché solamente un'altra persona paragona Marino ad Omero, indirettamente, ed è Gabriello Chiabrera negli anni 30. Quando Marino ormai è morto, il Chiabrera ricorda un episodio per lui, diciamo, dove si dichiarò cavallerescamente sconfitto, quando chiesero nel 1604 a Chiabrera, a Marino e tanti altri, dei componimenti in lode della ristampa del Gerusalemme liberata, figurata, di Bernardo Castello e Tasso. Chiabrera dice: io mi è arrivato il sonetto del Marino, dice, mi ha tratto su una via spiritosa dove non mi ritrovo più, dice, per cui io non sono in grado di mandarle nulla, dice, e lei stampi quello, che quello vale per mille, vero? E quindi dichiarazione sconfitto, ma 30 anni dopo Chiabrera in una riga onora il Marino citandolo come il poeta che le muse lattar più che altri mai, che è la definizione dantesca di Omero. Quindi è un elogio altissimo e a mio avviso, forse ce ne saranno altri, ma è l'unico che riprenda il paragone con Omero, testimoniato nell'epigramma latino del Ghisilieri. Scusate, sono un po'... abbiamo rischiato di essere tutti malati, vero? Noi ci siamo salvati di stretta misura, credo anche Beatrice. Dunque, un'ultima cosa, ecco, veramente chiudo. C'è una cospicua antologia di testi qui in fondo. Sono testi forse un poco che a noi faranno magari poca impressione. E a leggerli di seguito potranno suscitare forse anche un certo senso di saturazione, di sazietà. Ma io credo che vadano letti tutti insieme per farsi davvero un'idea di cosa sia l'ecfrasi poetica. Certo, c'è molta formularità, per carità, ma è come se ci fosse, una volta in teoria letteraria si parlava del lettore implicito, è come se in questi testi ci fosse l'osservatore implicito, vero? Bisogna dare molto per implicito. È chiaro che sono testi che non descrivono, questo lo sappiamo molto bene. Allora come arrivano a volerci dare, secondo i loro criteri, un'idea di un'immagine che non è presente o non è compresente? Si dice molto spesso, intanto con la brevitas, c'è poco da fare, la brevitas è l'avvicinarsi il più possibile a quella durata istantanea che nell'antica dottrina è appunto il rapporto estetico in senso etimologico, cioè immediato con l'elemento visivo. E quindi ridurre al minimo la durata della poesia, cioè di un qualcosa che, sempre lì tradizionalmente, necessita di una durata, è un modo di avvicinare i due linguaggi differenti. Ma poi naturalmente c'è la scelta anche cercare di ridurre al minimo quello che poi verrà chiamato il punctum temporis, anche lì effigiato, e che deve essere ridotto al minimo nel messaggio verbale. Poi sappiamo il discorso diretto, apostrofi, prosopopee, sinestesia, le figure di raddoppiamento, meglio se in antitesi. E questo è interessante, non che io ne sappia di scienza mia, ma naturalmente conversando con i colleghi mi si dice che le teorie cognitivistiche insistono molto su quest'idea dell'apprendere attraverso l'eccitamento, ed è un eccitamento che è sempre legato a una situazione di instabilità. Diciamo, è una sorta di piacere misto a disagio, vero? Quasi che aiuta, sollecita l'interesse. Non è un stato di confusione, è stato di incertezza, una confusione lucida, se mi posso permettere un paradosso un po' seicentesco. Perché sì, sono antitesi, ma non solo. Io penso che uno degli strumenti più frequentemente utilizzati da questi poeti è la coppia. Certo, in antitesi abbiamo l'apertura del compasso al massimo, vero, il contrapposto, ma anche la più che innocente endiadi, cioè la coppia in apparenza sinonimica, che non è mai sinonimica, vero? E qui il gran maestro è Petrarca, naturalmente. Solo e pensoso, va bene, un po' diverso, ma i passi tardi e lenti,
è la stessa identica cosa? Quasi, ma non è proprio così. Ho sempre pensato che l'Endiadi ci dà un'immagine dove, nel mezzo, dove in qualche modo possiamo uscire dal verbale e entrare nel non verbale, quindi nel fantastico. E questa idea dell'Endiadi, così sfruttata, quasi direi a sangue, da questi poeti, in varietà praticamente infinita, ci consente di vedere, di aprire un varco attraverso il testo verso l'elemento, diciamo così, fantastico. Io, si potrebbero dire tantissime cose su questo libro, veramente molto stimolante, molto ricco, non dico di più, anche perché questa è la città che fu ed è in qualche modo ancora di Ezio Raimondi, e proprio in suo onore vorrei ricordare uno dei suoi autori, padre Bartoli, vero, nell'Uomo di Lettere difeso e dementato, dove parla proprio dello stile concettoso. Sono una decina di pagine veramente indimenticabili per chi le legge, e lui fa proprio riferimento a questo stile concettoso e dice una cosa molto, molto simpatica. Dice: è uno stile che serve a far montare l'appetito ma non lasciarti mai sazio. È una specie di aperitivo senza fine, vero? E siccome anche l'ora si sta avvicinando dell'aperitivo, io mi fermerei qua con ancora grandi complimenti a Beatrice Tomei e a Giulia Iseppi, e ancora i ringraziamenti per l'attenzione e per l'invito. E grazie. Grazie, io ringrazio infinitamente appunto Carlo Caruso, Barbara Gelfi e Angelo Mazza, perché hanno, credo, restituito molto bene, perché tu hanno parlato delle molte facce di questo artista e delle molte facce di questi due libri, e poi mi ha fatto molto piacere che tu chiudessi col nome di Ezio Raimondi, perché diciamo appunto io ho studiato con Ezio Raimondi e proprio più o meno negli anni in cui poi lui aveva fatto quel magnifico contributo nel catalogo della mostra di Guido Reni dell'88, che credo è stato di apertura per tutte queste ricerche. Io credo che se qualcuno, è un po' tardi, ma se qualcuno ha delle curiosità, credo che sia i nostri relatori, sia le due autrici che sono qui presenti rispondono molto volentieri. Nessuno. Qualche retroscena dalle autrici. Voi volete aggiungere qualcosa o siete... Cosa? Io mi chiamo Valli e quindi ho cominciato a studiare la strage del 1986. Quindi questo discorso dei letterati c'ero incappata inizialmente come la croppe. Certo. Non posso parlare di autobiografia, ma se è una curiosità così a fine serata. Non erano i miei temi, venivo da un'altra educazione, però poi io ho passato tutta la vita a studiare la cultura accademica e il discorso viceversa, ribaltato dal testo all'immagine e non più dall'immagine al testo. E quindi forse questa esperienza giovanile, diciamo, di Reni e i poeti era già così un indirizzo verso quei cose che di cui mi sono occupata in seguito. Bene, grazie, grazie. Quindi se non ci sono altre osservazioni, ringraziamo veramente ancora molto i relatori e grazie anche per le parole che hai avuto per questa biblioteca, che ci fanno molto piacere, ma grazie a voi per questo libro e ci vediamo la settimana prossima, dove parleremo invece del carteggio di Pollack, quindi di temi legati alla storia del mercato e del collezionismo nella Roma di primo Novecento. Grazie a tutti.